ANSA Voice Stories, il racconto della settimana. La battaglia per il lago Bulicante ex Nia è parte della nostra lotta per la giustizia climatica. Per questo abbracciamo quella per l'allargamento del monumento naturale. I giovani di Fridays for Future Roma, il gruppo locale del movimento internazionale fondato dalla svedese Greta Thunberg, non hanno dubbi. L'oasi naturale sulla via Prenestina, una delle più inquinate e trafficate della capitale, deve essere tutelata. Soprattutto ora che rischia di morire. Io sono Giorgia Colucci e questa è la storia del lago Bulicante ex Snia. Per difendere l'ambiente a livello globale, spesso è necessario partire da realtà più piccole, come la propria città. Anche il rewilding, un processo come quello che sta avvenendo all'ex Snia, fatto bene, seguito e curato per il tempo necessario, è un modo di affrontare la crisi climatica. Lo spiega Emanuele Genovese, 25 anni, che da poco ha terminato il suo mandato come referente capitolino di Fridays for Future e ha seguito, al fianco del forum territoriale permanente del Parco delle Energie, che si prende cura del lago, gli incontri con la Regione Lazio. Ma cosa significa rewilding o rinaturazione? Vuol dire restituire gradualmente alla natura un'area in un contesto urbano e densamente popolato, proprio come quello della periferia romana. Questo atto può avere enormi benefici. Mitiga le alte temperature che spesso rendono invivibile l'estate in città, assorbe i rumori delle auto e dei mezzi pubblici e offre un rifugio pacifico e rilassante a tutti gli abitanti del quartiere. Secondo Emanuele, c'è anche un motivo in più per schierarsi con il lago Bulicante. La tutela integrale non è solo un vezzo, è un passo fondamentale della lotta per la giustizia climatica a livello cittadino. Attraversa una dimensione procedurale, perché fornisce uno spazio prezioso alla collettività di condivisione, di confronto e di democrazia. L'area, infatti, già ospita numerosi eventi e assemblee degli abitanti del quartiere. In futuro sarà fondamentale per quei processi partecipativi con i quali costruire insieme la riconversione ecologica, dice Emanuele. L'istituzione del movimento naturale, cioè delle tutele per l'area, è poi un atto riparativo e redistributivo verso la cittadinanza. È la reazione a chi ha commesso un reato ambientale, dicono da Fridays for Future, appropriandosi di un bene pubblico come la falda acquifera che alimenta il bacino del lago Bulicante. Ed è anche la reazione a chi ha gestito tutto questo per anni a danno di una comunità. Considerare questo valore è fondamentale per essere all'altezza delle sfide dell'emergenza climatica. Ma facciamo un passo indietro alla storia di questo tesoro naturale. Roma, quartiere Prenestino, lago Bulicante ex Snia, nell'area dell'ex fabbrica di seta artificiale viscosa del Novecento, e Bruxelles, lago Marevils, anche questo sorto in un quartiere densamente abitato anch'esso come Roma e a seguito di uno scavo per la costruzione di una fabbrica. Dicevo, queste esperienze sono gemelle perché sono appunto il frutto di un'azione violenta, appunto indiscriminata, in un territorio per la realizzazione, per una speculazione edilizia della costruzione di fabbriche o nel caso di Roma appunto di un centro commerciale avvenuto qui nel 92. Lo avete appena sentito dire da Sabrina Baldacci del Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, l'assemblea di realtà territoriali ed abitanti che dal 2010 si prende cura di tutta l'area dell'ex Snia. Il lago Bulicante rischia di morire a
causa delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Prima di continuare la sua carriera politica alla Camera dei Deputati, l'ex presidente della Regione Lazio non ha firmato l'estensione del monumento naturale per il bacino nato sui resti industriali, detti il mostro, della fabbrica di viscosa dismessa, l'ex SNIA. Ora, questo prezioso scrigno di biodiversità, a pochi passi dal traffico di Roma, è esposto alle mire speculative che lo hanno già interessato in passato, spiega Baldacci. Questo specchio d'acqua di circa un ettaro ha avuto origine nel 1992, da un atto abusivo, ci dicono dal forum. Gli addetti di Antonio Pulcini, l'imprenditore a capo della società edilizia Ponente 1978 SRL, hanno intercettato una falda acquifera, scavando per costruire il parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Nonostante i tentativi di incanalarla, l'acqua però è incominciata a sgorgare e ha riempito lo scavo, che è diventato un vero e proprio lago, il lago pulicante ex SNIA. Scava e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo nella metropoli meravigliosa. Lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca. Dal 1992 le promesse e i progetti per restituirlo ai cittadini sono stati tanti, ma anche quelli da parte del privato di trasformarlo, innalzando grattacieli o rendendolo un set cinematografico. Nel 2004 una parte dell'area è stata espropriata per essere destinata a parco pubblico, ma è stata restituita ai romani solo 10 anni più tardi, con la cosiddetta breccia di Portonaccio, l'ingresso, aperto dai cittadini, dall'omonima via che conduce al lago. Dopo vari incontri con il comune e la regione, un decreto firmato proprio da Zingaretti nel giugno 2020 ha reso questo specchio d'acqua un monumento naturale. Da questa tutela però è rimasto escluso circa il 40% del sito, ma al termine di un anno di monitoraggio era previsto che fosse estesa. Ma cerchiamo di capire cosa rende particolare la natura del lago e perché va protetta. Ce lo spiega Ornella Campitelli, del Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie. Allora, la natura di questo lago è particolarissima perché scaturisce da una falda naturale. Quindi il lago che abbiamo qui di fronte è un lago con acqua assolutamente pulita, ossigenata. Se a volte diciamo compaiono delle piccole zone con quello che può sembrare, no? Alghe eccetera, in realtà sono semplicemente le foglie, i pollini che cadono sulla superficie. E questo lago è particolare proprio perché viene da una falda e riesce a conservare sempre il suo livello di affioramento, perché è l'altezza che la falda stessa conserva, arrivando dai castelli e proseguendo verso le fonti dell'acqua vergine. E quello che è riuscito a fare questo lago, che appunto è nato da questo cantiere che poi è stato appunto abbandonato proprio per la fuoriuscita di tutta quest'acqua nel suo scavo, è che intorno si è creata questa natura meravigliosa. Prima noi qui avevamo un cantiere e prima ancora una fabbrica, quindi avevamo un grande piazzale, avevamo tutta una situazione proprio di zona produttiva industriale o comunque insomma di cantiere. E adesso possiamo vedere invece che anche il terreno che è stato tolto dallo scavo che è stato fatto ed è stato riportato dietro di noi, ha costituito una collina bellissima dove ci sono tutte queste piante, che sono piante pioniere, piante che sono riuscite a nascere in questo luogo che inizialmente era assolutamente inospitale e che ancora vengono conservate perché stanno preparando il terreno per le nuove piante, diciamo le piante che sono state impiantate da noi uomini comunque durante delle feste che sono appunto quelle del giorno mondiale dell'albero, che è il 21 di novembre. L'anno scorso sono stati piantati molti salici, pioppi, querce, frassini, insomma è stato un po' arricchito
riempito il parco delle alberature, e quello che c'è intorno, che può sembrare, diciamo, anche più che selvatico, ad esempio i rovi, che sono sempre un po' mal visti proprio perché sono spinosi, perché sono così invadenti, eccetera, sono invece una cosa preziosissima in questo luogo, perché costituiscono la protezione per gli uccelli, per poter nidificare in tranquillità. Secondo la proprietà, però, il governatore del Lazio giuridicamente non avrebbe potuto firmare l'atto per l'estensione del monumento naturale perché mancava il parere della Commissione Ambiente. L'apponente SRL ha presentato numerosi progetti per il sito, ci tiene a sottolineare la proprietà, tenendo conto anche della fruizione collettiva. Dall'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma, dice però l'apponente, non abbiamo avuto riscontri positivi e noi siamo sempre lì, alla finestra, perché questi progetti si possono fare solo insieme e non da soli. L'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, però risponde alla proprietà. Per quanto riguarda possibili progettualità di riqualificazione dell'area industriale, dove insistono i resti della fabbrica di viscosa ex SNIA, è del tutto evidente che queste dipenderanno dall'eventuale estensione o meno del vincolo del monumento naturale, nonché da un piano di bonifica dei terreni, dice l'assessore, che proprio su richiesta di Roma Capitale sono stati analizzati e sono risultati contaminati, con valori di soglia tali da non consentire al momento destinazioni diverse da quelle produttive. Morano con noi, il Martin Pescatore sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema, c'è un bambino che nell'acqua va in cano e che rema. Secondo le rilevazioni dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, però dentro al perimetro dell'ex SNIA in realtà sta avvenendo un fenomeno rarissimo, nonostante le contaminazioni. La rinaturazione spontanea o rewilding di un'area urbana. La firma per l'allargamento del monumento intanto non è ancora arrivata e la regione ha chiesto nuovi esami. L'iter, si legge infatti in una lettera consegnata da Zingaretti alla popolazione, non può concludersi a causa di pareri discordanti di diversi soggetti preposti. In attesa di chiarimenti, i cittadini vivono nel dubbio. E dopo le dimissioni del presidente Zingaretti, dai diretti interessati della Regione Lazio sono arrivate poche risposte, soprattutto dall'assessorato all'ambiente e dalla stessa presidenza. Intanto il costruttore l'estate scorsa nell'area ancora di sua proprietà e nonostante i vincoli paesaggistici ed archeologici è accusato di aver tagliato tantissimi alberi, denuncia il forum. Questi anche specie protette come il pino d'Aleppo. La versione della proprietà però è diversa. È stata fatta una pulizia su richiesta della questura, ci hanno detto. Per questo non è stato concluso alcun procedimento contro l'atto. Abbiamo provato a capire cosa è successo con Enzo De Martino del Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie. È vero che questo lago sta morendo? Bene, i rischi sono alti, sono altissimi. Abbiamo scoperto, grazie agli studi che hanno fatto diversi appunto, esperti, botanici e naturalisti, che praticamente l'equilibrio di questo posto è molto, molto instabile, un equilibrio che si basa anche su una serie di elementi che apparentemente sembrano non rilevanti. Uno di questi elementi è la presenza di un'area di buffer, appunto un'area che fa da filtro rispetto alla via Prenestina e Largo Preneste, che appunto è quella che di fatto ha permesso lo sviluppo di quello che oggi conosciamo come una sorta di ecosistema incredibile che sta all'interno di questo parco. Bene, quello che ci hanno spiegato e ci hanno detto che nel momento in cui dovesse venire meno quest'area, che attualmente è stata distrutta nell'aprile scorso dalle ruspe della proprietà privata, e se non si dovesse riuscire a riformare questa sorta di habitat che fa da filtro per il lago, bene, anche l'equilibrio del lago potrebbe andare in crisi e quello che oggi conosciamo come una sorta di miracolo potrebbe nel breve tempo diminuire e perdere il suo valore. Il motivo per cui questo posto è così sentito dagli abitanti di questo quartiere
perché in qualche modo se ne sono appropriati. È un'appropriazione che è avvenuta nel corso degli anni. Probabilmente, come saprete, qua è un'ex fabbrica, pertanto abbiamo anche una sorta di tradizione di storia che riguarda, è legato alle operaie, agli operai che hanno lavorato in questo posto. Bene, allora riuscire a sentire un posto proprio ha fatto sì che gli abitanti, anche nel corso degli anni, nel momento in cui hanno visto che era in corso una serie di speculazioni, sono mobilitati e hanno fatto di tutto per preservare questo luogo. E ancora oggi le attività che vengono fatte nei confronti delle istituzioni, comune, regione e demanio per riuscire a tutelare questo luogo nascono appunto da questa sorta di sentimento, di senso di appropriazione che ha permesso fino ad oggi di preservare il Parco delle Energie. Il lago Pulicante ex SNIA però non è soltanto un bellissimo luogo naturale. Grazie ai cittadini che da anni si impegnano a proteggerlo, è diventato anche un luogo di cultura e sensibilizzazione. Nel 2019, infatti, l'ONG Crocevia, che dal 1958 si occupa di cooperazione e solidarietà internazionale, oltre che di alimentazione e tutela della biodiversità, ha spostato i suoi archivi e la sua mediateca nel Parco delle Energie. Per farci un'idea, si tratta di circa 2000 film, qualche migliaia di diapositive e fotografie stampate oltre all'archivio cartaceo. Questo patrimonio è stato anche riconosciuto dal Ministero della Cultura. Pensate che Crocevia, insieme all'Università Sapienza di Roma, spesso organizza vicino al bacino d'acqua proiezioni di film, conferenze e presentazioni di libri sulla biodiversità e sulle lotte dei contadini. Fare conoscere a giovani e studenti l'aspetto naturalistico del parco dell'ex SNIA e coinvolgerli nella sua protezione è però anche la sfida di qualcun altro, di Giulio Olivieri, per esempio, 27 anni. Nel suo periodo di servizio civile con Crocevia ha scelto di occuparsi di divulgazione ambientale. Farlo qui, in questo posto vicino al lago, ha un valore aggiuntivo, ci ha detto. Lo scopo è quello di provare a portare qua i ragazzi delle scuole e delle università con cui stiamo provando a interloquire, e di modo che tocchino con mano non solo il fatto che esistono lotte in giro per il mondo, ma che queste lotte si possono vincere. Da quando è nato il lago e non è spuntato dal cappello di un mago, e il nostro lago è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella, dietro il cancello chiuso. Il parco dell'ex SNIA però raccoglie anche un incredibile patrimonio storico. In attività dal 1922 al 1954, la fabbrica di viscosa, dalla quale il lago prende il nome, ha rappresentato un tassello determinante nello sviluppo del quartiere romano Prenestino-Labicano. Ha impiegato fino a 3.000 operai, soprattutto donne, ed è stato un presidio di lotte antifasciste. Sotto la superficie industriale si trova uno dei rifugi antiaerei meglio conservati in Italia. Le storie, i documenti e le schede delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex SNIA Viscosa sono conservati ancora oggi nel Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante. Abbandonato dalla proprietà, dopo le dimissioni della fabbrica, questo prezioso materiale è stato salvato nel 1995 da un gruppo di abitanti del quartiere, gli stessi che hanno poi occupato i capannoni e dato via al centro sociale ex SNIA. Il 3 luglio 2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha riconosciuto il valore dell'archivio, che oggi è visitato da ricercatori, studenti, appassionati di storia industriale, così come dai parenti degli ex operai e delle ex operaie, che vogliono ricostruire la propria storia familiare, o semplicemente dai curiosi che vogliono conoscere meglio un tesoro naturale, storico, culturale, che resiste nella città di Roma. Stacco amori, flette il cielo, è la natura che combatte, questo quartiere meno nero, in mezzo ai mostri di cemento, il lago in sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte.